Martedì 1 agosto, nel giorno del mercato caldo della Fiera di Fornovo, è stata inaugurata la riqualificazione di Via Diaz, la strada che da Piazza del Mercato percorre la scogliera lungo il fiume Taro fino alla statale. Sono particolarmente emozionata perché credo che questa sia l'opera più attesa, ma anche l'opera nei confronti della quale l'amministrazione stessa aveva le maggiori aspettative, perché è uno di quei progetti che la gente ci ha chiesto da sempre. Un intervento atteso dai fornovesi, con attenzione al suolo urbano, alla manutenzione. Consumo di suolo. Non credo che il consumo di suolo, che è un concetto non inventato da questa amministrazione, ma un concetto normato a livello nazionale, è l'aumento della cementificazione del suolo agricolo. Questo è un suolo in un contesto urbano, utilizzato in modo selvaggio, con un degrado che era sotto gli occhi di tutti. E non sono mancate le frecciate alle critiche di vecchio stampo, ritenute non costruttive. Sono state dette tante cose anche negli ultimi periodi di questo spazio che da tantissimi anni, molto prima dell'arrivo di questa amministrazione, erano stati abbandonati con progetti probabilmente dimenticati nel cassetto che vedevano una realizzazione diversa rispetto a quella attuale, ma perché erano nati in momenti diversi in cui forse le amministrazioni avevano le risorse per fare le manutenzioni. Oltre al sindaco Emanuele Agrenti sono intervenuti gli assessori Alice Venturini, Consuelo Maini, Don Mario Mazza per la benedizione. I fornovesi hanno atteso per oltre 50 anni questo intervento, che finalmente è stato realizzato e direi con risultati soddisfacenti, senza utilizzo di ulteriore suolo, ma solo ed esclusivamente con la riqualificazione delle aree che già da tempo erano utilizzate come parcheggi. Gli sforzi e le risorse si sono volutamente concentrati per individuare soluzioni idonee alle esigenze attuali e future del Paese. Mi riferisco in particolare all'impiego dei materiali innovativi, durevoli, per i quali la necessità di manutenzione è ridotta al minimo. Le scelte del passato sono state ottime consigliere, in quanto ci hanno fatto capire ciò che assolutamente non volevamo realizzare. Il nostro territorio è infatti disseminato di strade, piazze e marciapiedi che versano in situazioni critiche, frutto di scelte del passato che ora ci troviamo a dover recuperare con grandi difficoltà economiche. I materiali allora utilizzati erano certamente più comuni rispetto a quelli da noi impiegati, ma le prestazioni degli stessi è alquanto discutibili. Presente un folto pubblico e chi ha contribuito alla sua realizzazione.